Pace bene, buongiorno. Oggi, 18 marzo, ricordiamo San Cirillo di Gerusalemme. Ascoltiamo la sua storia. Cirillo nasce a Gerusalemme, probabilmente intorno al 315. Divenuto vescovo intorno al 348, fu molto impegnato contro l'eresia ariana, della quale si discusse nel primo concilio ecumenico di Nicea del 325. Terminato il concilio, si aprì per la Chiesa una dolorosa stagione che la vedeva divisa sulla questione cristologica. Cirillo di Gerusalemme, come Acacio, vescovo di Cesarea, aveva una sua posizione intermedia e personale. Acacio, però, sposando la dottrina ariana e garantendosi così il sostegno imperiale, allontanò Cirillo dalla sua sede episcopale, destituendolo nel 357. Così fu deposto ed esiliato prima dall'imperatore Costanzo e poi dall'imperatore Valente. Fu l'imperatore Teodosio, invece, che pose fine al suo esilio durato 16 anni. Cirillo poté partecipare al secondo concilio ecumenico che si tenne a Costantinopoli nel 381 e dove sottoscrisse con il termine homoousios, cioè della stessa sostanza, come simbolo dell'affermazione cristologica contro la deriva ariana. Partecipò anche al concilio del 382, nel quale venne ribadita la validità della sua consacrazione a vescovo di Gerusalemme, dove rimase fino alla morte. Conoscitore della parola di Dio, compose opere molto importanti che testimoniano soprattutto la sua attenzione per la pastorale dei catecumeni. Venne dichiarato dottore della Chiesa nel 1882 da Papa Leone XIII. Nel XX secolo, il Concilio Vaticano II richiamerà l'insegnamento di Cirillo di Gerusalemme con quello di altri padri in due costituzioni dogmatiche, la Lumen Gentium sulla Chiesa e la Dei Verbum sulla Divina Rivelazione e, nel Decreto Ad Gentes, sull'attività missionaria della Chiesa nel mondo contemporaneo. Di San Cirillo mi piace sottolineare e ricordare la sua cura e la sua dedizione proprio alla formazione e alla crescita spirituale dei catecumeni, ossia coloro che iniziavano a conoscere la vita cristiana e a prepararsi per accogliere il dono del battesimo, ossia l'inizio della loro vita in Cristo. Ma ricordiamo anche Cirillo per la sua forte tenacia con la quale ha dovuto combattere l'eresia di Ario, il quale affermava che Gesù non fosse Dio, e con tutte le conseguenze di questa affermazione. Gli costò molto opporsi a questa idea, tant'è che finì in esilio per ben 3 volte con gli imperatori contro. Solamente 16 anni dopo fu riammesso in patria. Che cosa voglio sottolineare di questa tenacia? Il fatto che quando c'è una verità da difendere, la persona credente non cede e conserva questa verità a testa alta. È la dimostrazione che poi il Signore non fa dimenticare i suoi fedeli, non li fa soffrire inutilmente. Ecco, questa verità trionfa e anche se ci sono voluti 16 anni, Cirillo di Gerusalemme è potuto tornare in patria e ha continuato ad esercitare le sue funzioni. Questa di Cirillo è una storia di grande speranza, una storia del Dio che mantiene le sue promesse. Crediamo anche noi che Dio mantiene le sue promesse nella nostra vita. Probabilmente non ci sarà nessun esilio o nessuna eresia che dovremo fronteggiare, però nei nostri ambienti, nella nostra famiglia, forse lì qualche piccola bugia alla quale spesso iniziamo a strizzare l'occhio, ecco, forse c'è. Conviene invece iniziare ad essere sinceri e a custodire la verità quando questa è portatrice del valore della salvezza di Dio. E proprio per questo ci mettiamo sotto la protezione di San Cirillo e lo preghiamo. San Cirillo, prega per noi.